Victoria's Secret Angels, il look per le nozze, di un'altra. Il giorno del matrimonio, come è ovvio che sia, al centro dell'attenzione dovrebbe esserci la sposa. Se però, le tue migliori amiche, sono i Victoria's Secret Angels e beh, le cose si complicano. Alle nozze della Jewel designer Lily Clasp, ad esempio, c'erano Bridge Heinan, Yasmine Tohokes e Romeo Street. E gli occhi non potevano essere che per loro. Splendide amiche. Scegliere come vestirsi quando si è invitate ad un matrimonio non è mai semplice, ci sono un sacco di regole da seguire anche se, ovviamente, tutto si riconduce al buon senso. Tuttavia, quando hai un corpo e un volto come quello dei Victoria's Secret Angels, non mettere in ombra la sposa risulta difficile. Indipendentemente dall'outfit scelto. L'hanno dimostrato lo scorso weekend Bridge Heinan, Yasmine Tohokes e Romeo Street, invitate alle nozze della Jewel designer Lily Clasp. Al Malibu's Rocky Oaks Vineyard di Los Angeles con le montagne e l'oceano Pacifico sullo sfondo, i tre angeli erano straordinari. Yasmine Tohokes divenuta celebre lo scorso anno per aver posato con un reggiseno di Victoria's Secret da 3 milioni di dollari ha scelto un semplice abito dal motivo a fiori, con un piccolo strascico e le spalline sottili, aveva un modo romantico. Come del resto la sua capigliatura, un raccolto rilassato che metteva ancor più in risalto la sua bellezza rock. È stata proprio lei a postare, sul suo profilo Instagram, uno scatto che la ritrae intenta a baciare la sposa sulla guancia. Insieme a loro, Bridge Heinan e Romeo Street. Con outfit tutti diversi. E così, dopo aver rivelato i loro segreti in tema di dieta e di allenamento, i Victoria's Secret Angels, o, perlomeno, alcuni di loro, regalano anche una lezione in fatto di stile. Che si scelga di stare sul classico, o di osare come ha fatto Bridge Heinan, dai loro look si può prendere spunto. Anche se, le nozze, non saranno glamour come quelle di Lily Clasp e look da angel. Se Yasmine Tohokes ha optato per un tradizionale vestito da invitata, la Heinan ha invece deciso di osare ancora di più, in termini di romanticismo. L'ha fatto puntando su di un abito lungo sino alla caviglia, nel colore dell'anno, il Millennial Pink. Ai piedi, un paio di sandali nude look che sulle rocce erano davvero un azzardo. Ma che lei ha portato con incredibile grazia. Simili, le scarpe di Romeo Street, a punta e con sottili lacci sul collo del piede e sulla caviglia, la bionda modella li ha abbinati ad un vestito insolito per delle nozze. Un abito a maniche lunghe e con minigonna, color verde militare, che è stato protagonista di alcuni scatti da lei condivisi sui suoi profili social. Malibu Sunsets, scrive a commento di un'immagine che la ritrae seduta al tavolo, con un piattino per l'aperitivo e un bicchiere d'acqua, che, si sa, quando sei una modella gli zuccheri dell'alcol è meglio evitarli. La sposa stessa, splendida nel suo vestito di pizzo e diamanti con scollo profondo e lunghe maniche, ha condiviso sul suo account numerose foto in compagnia delle invitate.
compresi i momenti del ballo, con lei scatenata nel suo secondo vestito in raso, indossato senza reggiseno. Una sposa bellissima, per amiche bellissime.